Beatrice Manzoni, com'è stata questa passeggiata nel parco? Ti sei accorto della presenza di questo metanodotto? Per niente, assolutamente no. Il parco è tenuto veramente bene. Si vede la volontà della SNAM di mantenere il paesaggio com'è. È stato qualcosa di molto naturale, se si può definire così. Nel senso che se non mi dicevano ehi, qua sotto passa un condotto, qualcosa, io non mi sarei accorta di nulla fondamentalmente. Da quello che ho potuto vedere mi sembra che si integri bene con il parco, con la natura, si crea una passeggiata alla fine. Quindi si vedevano solamente dei cartelli che segnalavano la presenza dei tubi sotto il suolo, non si vedeva niente sul terreno, oppure non dava l'impressione di essere rovinato. È molto integrata la questione struttura con la natura. Tu usavi sia macchina fotografica che cellulare. Che fotografie hai fatto? Le persone nel frame, diciamo, più piccole rispetto, perse diciamo nel paesaggio, per sottolineare appunto quanto il proposito della SNAM sia stato mantenuto, quello del mantenimento del paesaggio naturale, e quindi ho deciso di fare insomma la persona persa nella bellezza della natura. Ho cercato di prendere un po' di natura, ho cercato di integrare le persone che ovviamente vengono qua e integrarle con la natura circostante. Abbiamo fatto abbastanza panoramiche, viste, insomma c'è una bella vallata e quindi c'è abbastanza respiro. Ho fatto delle fotografie sul coniglio, che è un progetto che sto facendo con un'altra persona, ma un'altra cosa a parte. Poi ho fatto anche delle foto dei paesaggi, perché qua comunque è molto semplice fare foto. È una bella esperienza comunque. L'ho vissuta proprio come giornata tra professionisti, se ci possiamo definire così, o creativi, fotografi, e non come testimonianza di qualcosa, perché non si riscontra questo, non si riscontrano infrastrutture che invadono quello che è stato insomma violato in un terreno naturale. È stato veramente piacevole passeggiare in giro, una bella camminata che sicuramente rifarò anche con i miei familiari.